arbitrato poi alla fine in modo adeguato. No, io sul fatto che Rizzoli sia un ottimo arbitro non ho nessun dubbio, e che capita anche agli ottimi arbitri, come agli ottimi giocatori, come agli ottimi allenatori, di sbagliare, e credo che stasera lui su un paio di situazioni non abbia preso la decisione giusta. Quello dello sport? Stefano, abbiamo sentito anche quello che hai detto in televisione. Vista la prestazione, di cui mi sembra aver capito che sei soddisfatto della prestazione della squadra, fa ancora più male perdere in questo modo, cioè con questa coda polemica e con quello che hai detto tu in TV? Io sono soddisfatto, però questa è una prestazione che ci deve far capire due cose. Una, che ci stiamo avvicinando molto alle squadre più forti del campionato, per livello di prestazione, per come approcciamo le partite, per come le giochiamo, per come le interpretiamo. E due, che però ci manca ancora tanto così, ma quel tanto così farà la differenza, e tocca a noi cercare di limarlo, tocca a noi cercare di arrivare a raggiungere livelli alti, perché sono contento della prestazione, però ripeto, quando subissi un gol dove le posizioni devono essere diverse, per una partita così importante, vuol dire che a noi ancora ci manca qualcosa. Altre domande? Prego. Ciao Stefano, buonasera. Sì. Volevo chiedere questo, due sconfitte di fila quest'anno non ti erano mai successe, pensi che possa avere un impatto anche sulla rincorsa, a parte in termini di punti, perché ovviamente il Napoli si è allontanato, ma a livello psicologico come pensi di gestirle queste due sconfitte? Credo che assolutamente non debba essere così, però credo che sarà un passaggio importante, capire le situazioni che abbiamo messo sul campo, capire che, ripeto, che il nostro livello sta crescendo, capire che abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva su un campo molto difficile, su un contro un avversario la più forte, che solamente lei può perdere lo scudetto. Abbiamo giocato secondo me alla pari, lottando, giocando, correndo, creando, subendo, ma abbiamo giocato alla pari, quindi non possiamo permetterci di piangerci troppo addosso. Però ripeto, ci sono delle situazioni che vogliamo, che possiamo fare meglio, in quelle dobbiamo crescere, ma dobbiamo ripartire velocemente. Mancano tante partite, credo 15-16 partite ancora, tanti punti a disposizione, noi dobbiamo riprendere a correre e dobbiamo pensare a lavorare bene e a pensare di ancora una partita alla volta, sapendo che domenica scorsa era stata una giornata positiva dove abbiamo accorciato la nostra classifica, e che ci sta invece di avere una giornata dove gli altri fanno più punti di noi, ma che le partite sono tante, gli scontri diretti ce li abbiamo a San Siro, e quindi fare in modo che questi scontri diretti possano diventare determinanti dipende solamente dalle partite che li precedono, e lì dobbiamo essere forti. Prego. C'è stato un dopo partita un po' movimentato, temete qualche decisione del giudice sportivo per quello che è successo dopo il fischio? Beh, io credo che un po' di nervosismo sia normale in una partita così, con degli episodi molto discussi come ci sono stati. Io sono andato solo per cercare di portare via i miei giocatori, c'è stato sì discussione, ma credo con rispetto, non, per quando c'ero io non credo sia successo niente di particolare per prendere certi tipi di provvedimenti. Prego. Mister, lei prima parlava di quel tantino in più per arrivare alle altre squadre, le squadre quelle del Gotha, del calcio che contano, dove ovviamente volete rientrare voi. Ecco, in cosa consiste questo tantino in più? Cioè l'amalgama, il conoscersi tra i giocatori, forse qualche altro arrivo per andare lì a perfezionare quello che manca? Grazie. Beh, allora, mancano un po' di cose, però è inevitabile che sia così. Credo che lavoriamo insieme da 3 mesi. Per costruire delle squadre vincenti non servono 3 mesi, ma serve molto più tempo, non so neanche se serve solamente una stagione. E poi è chiaro che servono tante cose, può essere di migliorare sicuramente i giocatori che abbiamo a disposizione. Credo che il valore della nostra squadra sia già un ottimo valore, e credo che lo stiamo dimostrando, e poi serve assolutamente avere quella determinazione, quella cura dei particolari che le grandi squadre hanno, e che noi abbiamo avuto per 93 minuti, ma è bastato 10 secondi di disattenzione e abbiamo pagato caro prezzo, e questo deve essere un grosso insegnamento. Fino ad oggi sui nostri errori siamo cresciuti tanto, è certo che non bisogna mai ricommettere gli stessi errori, ne commetteremo degli altri, perché le partite non sono mai perfette, gli errori di giocare a calcio ci stanno, però bisogna crescere, e l'abbiamo sempre fatto, e io credo che sarà così anche questa volta. Grazie, buonasera a tutti.
Allora, commentiamo un attimino. Che tristezza. Commentiamo un attimino che tristezza. Che tristezza. No, ha ragione Pioli, bisogna crescere. Devi crescere, Pioli. Devi veramente crescere. Che tristezza. Che tristezza infinita. C'è anche un fotogramma con il pallone pieno, preso da Manzu, che ci dicono che è rigore netto. Anche Gagliardini, che è appena arrivato, già gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Che tristezza, mamma mia, che brutta roba da vedere. Quindi l'arbitro Rizzoli ha preso o non ha preso? Però d'altronde siamo nella settimana in cui Totti dice che è rigore netto, quella pantomima che gli hanno concesso, quindi va bene tutto. Gli esempi sono questi qua. No, ma va bene, ma va bene. Ma andiamo avanti così, va bene, va bene. C'ha ragione, Pioli c'ha ragione. Rizzoli è quello che era andato a Milan-Juve e non ci ha dato il gol buono di Pjanic, no? Sì. Vabbè, noi abbiamo finito la partita, eh? E? Abbiamo detto? Cosa ha detto il mister? Non abbiamo giocato bene, hanno vinto, non parliamo dell'arbitro e andiamo avanti. E invece loro si attaccano a cose che non ci sono, tra l'altro, perché se attaccassero almeno un episodio che c'è, ma si attaccano a cose che non ci sono e non vanno a vedere quello che doveva fare l'arbitro con loro, che li doveva buttare fuori in tre. Quindi, che commento vuoi che ti dia? Che tristezza, infinita. Ma infinita. Andiamo in conferenza stampa con Massimiliano Allegri. E Pioli ha detto c'è qualche cosa, un tantino che serve all'Inter per essere, per arrivare a livello delle altre squadre. Ecco, lei ha detto che l'Inter il prossimo anno già potrebbe fare grandi cose, però cosa ha fatto la Juventus questa sera? Sicuramente è stato positivo incontrare una squadra a differenza delle altre con questo nuovo modulo. Ecco, c'è forse da perfezionare qualcosa? La domanda è questa, in realtà con il nuovo modulo, grazie. Allora, per quanto riguarda la partita di stasera, credo che sia stata, sicuramente è stata una partita di alto livello. Il primo tempo è stata una partita con gesti tecnici importanti, occasioni da parte nostra, occasioni da parte loro. L'Inter è una squadra che, fortunatamente per noi, è partita in ritardo in campionato, perché ha grandi giocatori, ottimi a livello tecnico e a livello fisico. Stasera per batterla ci voleva una Juventus del genere, quindi c'è da fare complimenti ai miei ragazzi, perché hanno fatto veramente una partita bella, intensa, tecnicamente e fisicamente nel primo tempo. Il secondo tempo è stato anche più bello del primo, perché abbiamo avuto occasione per fare il secondo gol e non abbiamo concesso praticamente niente. È normale che bisogna migliorare, soprattutto nel primo tempo abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, eravamo messi un pochino male nella fase difensiva nel loro sviluppo di gioco, però sono cose che piano piano sistemeremo. Abbiamo speso tanto stasera, questa vittoria ce la godremo per 2 ore, perché poi mercoledì abbiamo una partita molto più difficile quella di stasera, perché mercoledì sono 3 punti che valgono tanto, anzi tantissimo, e quindi bisogna rimettere subito la testa sul campionato, perché non abbiamo tempo per pensare e gioire. Buonasera Max. 2 cose. La prima, Pioli si sente defraudato dall'arbitro, tu ti senti avvantaggiato dall'arbitro in qualche modo. La seconda, ti ho sentito fare dei calcoli in televisione, qual è la quota scudetto, visto che di solito ci becchi? La quota scudetto non meno di 86, quindi il cammino è ancora lungo, perché il Napoli e la Roma arriveranno a quella quota lì, se non più alta. Quindi sicuramente per vincere lo scudetto non bisogna fare meno di 90 punti, quindi la strada è ancora molto lunga. Per quanto riguarda l'arbitro, credo di non aver mai parlato di arbitri in vita mia, da quando ho iniziato ad ora, l'arbitro, anche perché una volta detto una parola, sono stato accusato una settimana che avevo infamato il quarto uomo, cosa che invece non era assolutamente vero, e quindi mi posso arrabbiare ogni tanto, ma credo di non mancare mai di rispetto. L'arbitro ha arbitrato una buona partita, quindi gli arbitri italiani direi che sono migliori, e poi in fondo al campionato ci può essere un episodio favorevole, un episodio sfavorevole, ma alla fine gli episodi si vanno sempre al 50%. Buonasera, volevo chiederle come mai a fine partita non ha cambiato Mandzukic, che sembrava piuttosto stanco, e che cosa ha visto in Gagliardini questa sera, se non le è spiaciuto magari non averlo potuto allenare? No, io fortunatamente ho giocatori di grande livello, Gagliardini è andato all'Inter, è un giocatore importante, è un giocatore giovane che crescerà, sicuramente sarà un giocatore importante per la nazionale italiana. Per quanto riguarda Mandzukic era stanco, però anche alla fine risulta sempre un giocatore importante, perché sulle palle inattive, sugli angoli, su alcune palle che c'è da lottare, è sempre presente. Grazie.
grazie. Si parla di questo modulo all'inizio come un modulo azzardato, no? Di correre molti rischi, invece questa Juve concede ancora meno e soprattutto continua a non prendere gol. Si aspettava questo tipo di risultato? Grazie. Ero convinto che la squadra potesse far bene anche con questo sistema di gioco, con questi giocatori che hanno questi tipi di caratteristiche. Non scordiamoci però, e non dobbiamo buttare quello che la squadra ha fatto nella prima parte del campionato, dove aveva vinto 14 volte se non sbaglio, e perdendo 4 volte in trasferta. Era arrivato il momento che si doveva cambiare un po', anche perché cambiamento sicuramente porta novità, porta entusiasmo e soprattutto per sfruttare certe caratteristiche di certi giocatori. Poi se in campo scenderanno altri giocatori è normale che si giocherà con un sistema di gioco diverso, e a seconda chi metto in campo giocheremo con un sistema di gioco. Mister, buonasera. Il primo tempo anche lei ha detto ha subito un po' troppo le ripartenze dell'Inter. Nella ripresa che accorgimenti ha preso per limitare un po' e creare maggiormente occasioni per la sua squadra? Grazie. Primo tempo alcune volte due o tre ripartenze e soprattutto quando loro creavano superiorità numerica dalla parte destra nostra con Joao Mario, in quel momento lì noi uscivamo un po' troppo affrettati e lasciavamo sempre i due contro uno dietro, il centrale era costretto a uscire e quindi era tutto un rincorrere. Invece nel secondo tempo siamo stati più ordinati e abbiamo avuto lo stesso importanti palle gol. Buonasera mister, nel primo tempo, come ha detto lei, sia per i gesti tecnici sia per l'alternanza anche delle occasioni da gol, più che una partita di campionato italiano sembrava una partita di Champions League. Quindi questa Juventus è pronta con questi giocatori, anche questo modulo, per la Champions ormai imminente che avete come obiettivo importante? È stata una partita di Champions League, ma non di girone, di semifinale. Noi ci dobbiamo preparare, allora innanzitutto dobbiamo cercare di prendere punti in campionato in questa partita di mercoledì e poi fra 15 giorni avremo la partita di Champions. Ci dovremo arrivare in una buona condizione, però l'obiettivo della Juventus è quello di migliorare sul piano del gioco, migliorare la fase difensiva, quello che c'è da fare in una partita di calcio. Ci sono giocatori con grande tecnica e questo cerco di sfruttarli al meglio. Grazie. Buonanotte. Direttore? Sì. Equilibrato come al solito, no? No, vabbè, ma io non c'è ha bisogno. Ha sottolineato anche lui il fatto che insomma di arbitraggio non ha mai parlato. Non c'è bisogno che vado a sottolineare ulteriormente, è sotto gli occhi di tutti. Faremo un DVD. Faremo vedere in un DVD le conferenze stampa dell'allenatore della Juventus e quelli degli altri. Dove l'allenatore della Juventus quando perde fa i complimenti agli altri, li fa anche quando vince, dandogli secondo me anche più spazio di quello che merita. E poi invece come rispondono gli altri, quindi faremo un DVD, lo manderemo nelle scuole calcio, così i bambini capiranno perché noi si vince e gli altri si lamentano.